vedo profonda incertezza e non so quello che ci toccherà il prossimo anno e negli anni a venire. Sicuramente il danno è già fatto, l'immagine è già rovinata, quindi parto da questo presupposto e so che comunque vada, la Juventus avrà sempre il mio sostegno e il mio amore incondizionato. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state? Soprattutto come avete preso questa mazzata che è arrivata con le motivazioni che però, come sempre, per prendere il lato positivo, finalmente sono uscite, no? Perché sembrava che l'avrebbero portata avanti all'infinito, ma eccomi qua, il vostro Andrea, stai calma, da New York, come sempre, per portare un po' di serenità, no? Non facciamoci prendere dall'agitazione, perché non ci hanno detto niente di nuovo. Lo sapevamo già, non eravamo certi, appunto, perché stavamo aspettando l'uscita delle motivazioni. Fino a quel momento non si poteva dire granché, però tutti i nostri sospetti sono stati confermati, quindi praticamente confermata il fatto che ci sarà una penalizzazione, non sappiamo ancora l'entità, che sarà comunque forte. Non sappiamo quanti punti, non sappiamo se saranno in questo campionato o nel prossimo campionato, non sappiamo se c'è la possibilità che invece si risolva tutto con una multa, diciamo, no? Con una grande multa. Sembra, da quello che la Juventus ci fa sapere, anche se la Juventus non ha fatto nessun comunicato dopo l'uscita delle motivazioni, che vogliano combattere in tutte le sedi legali opportune in questo caso, però voce gira che il TAR non sia nei prossimi progetti, non dovrei dire nei prossimi progetti, non sia nei piani della Juventus in generale. Quindi tutte quelle aspettative che magari ci eravamo fatti noi tifosi di andare a combattere e cercare di fare giustizia su quello che hanno fatto, cioè delle accuse ingiuste nei confronti della Juventus, non credo che succederà, e diventa sempre più possibile un patteggiamento che evidentemente è volto a cercare di limitare i danni, perché è evidente che questi sono partiti dal presupposto di mandarti in Serie B, farti non so quanti milioni di multa per danneggiarti il più possibile e tenerti fuori dall'Europa, dalle grandi competizioni il più possibile. Tu, se vuoi salvare la Juventus, è evidente che devi cercare di pensare lucidamente e appunto limitare i danni. Che cosa ci possiamo aspettare dal futuro? Secondo me non dovremmo aspettarci niente, ma attendere quello che ci dirà la legge, che ci diranno le sentenze. Vero è che questa situazione ci porta a spingere ancora di più su quello che abbiamo già descritto come l'evento più importante della nostra stagione disastrosa da tutti i punti di vista, no? La semifinale di Europa League. Se questi veramente vogliono arrivare a trovare le giustificazioni per darci una penalizzazione che sia afflittiva e che quindi ci faccia stare fuori dalle coppe, significa che il campionato dobbiamo continuare a giocarlo e cercare di vincere, di fare i nostri punti, perché siamo la Juventus e onoriamo il campo al di là di tutto quello che di sporco stiano facendo in Lega. Però è evidente che l'Europa League diventa effettivamente una risorsa importante per noi, un'opportunità non solo per salvare la stagione attuale, ma per garantirci chissà un posto
in Europa il prossimo anno. Dico chissà, perché ovviamente il ragionamento è: ti fanno la penalizzazione in campionato, però vinci l'Europa League e automaticamente sei qualificato il prossimo anno in Champions. Vero, questo potrebbe essere vero, però sentendo per esempio la teoria di Luca Monblano su Juventus, se continuano con la questione dell'articolo 4 e la UEFA volesse farti del male, potrebbero, visto che l'articolo 4 rappresenta il reato, diciamo, di slealtà sportiva, potrebbero decidere di tenerti fuori dalle coppe e di squalificarti per questa ragione. La Gazzetta, che è una fonte che è sempre legata ai tribunali, no? E a quello che la UEFA vorrebbe o non vorrebbe fare in qualche modo, sappiamo che hanno delle fonti che sono evidentemente all'interno, dice che la UEFA non ha intenzione di iniziare nessuna azione nei confronti della Juventus. Quindi io voglio pensare che quello che dicevamo prima, appunto, del patteggiamento per cercare di limitare i danni, sia anche da questo punto di vista. Adesso che cosa significherà? Che cosa significa patteggiare e limitare i danni? Che cosa dovremmo concedere per evitare di farci troppo del male? Io credo che Agnelli sarà sfortunatamente quello che pagherà di più le conseguenze, per come mi sembra che stiano andando le cose. Noi da tifosi non possiamo che continuare a tifare la nostra Juventus, ma allo stesso tempo ricordiamoci che abbiamo nelle mani, al giorno d'oggi, uno strumento potente che è appunto la comunicazione, i social, il fatto che siamo dei clienti delle pay TV che pagano i diritti del campionato di Serie A, della Champions League. Siamo i clienti e da quando sono piccolo a me mi hanno sempre insegnato che il cliente è la cosa più importante e è quello che conta più di tutti. Di conseguenza cerchiamo di essere consapevoli del potere che abbiamo anche noi da tifosi e non molliamo fino alla fine, soprattutto perché in un momento così difficile, anche se ci ritroviamo ad andare contro o a non capire alcune decisioni a livello di comunicazione prese dalla società, cerchiamo di partire umilmente dal presupposto che non possiamo sapere tutto e che quindi in questo momento c'è bisogno del nostro supporto più che mai. Poi, ripeto, arriviamo a fine campionato, vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa da questa Europa League, perché fino adesso sono passati 8 minuti e abbiamo parlato di tutto meno che di campo. Andiamo sul campo, andiamo a giocare contro il Siviglia, contro una squadra fortissima, salviamo la nostra stagione, pensiamo soltanto a questo e poi dopo, quando sarà il momento di fare i conti e vedere quello che saranno le decisioni esterne che non dipendono da noi, vedremo quello che ci capita. Però io in questo momento, signori, vedo grossa difficoltà. Se guardo al futuro, vedo profonda incertezza e non so quello che ci toccherà il prossimo anno e negli anni a venire. Sicuramente il danno è già fatto, l'immagine è già rovinata, quindi parto da questo presupposto e so che comunque vada la Juventus avrà sempre il mio sostegno e il mio amore incondizionato. Quindi forza Juve fino alla fine e vi lascio come sempre con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy e quando tutto sembra perduto, stay calma. Ciao belli.